Ciao a tutti i lettori e bentornati sul canale. Oggi nuovo book tag, nello specifico il Reader's Problems book tag, un book tag dedicato a tutti quei problemi che chi legge conosce molto bene. E infatti chi l'ha ideato ha immaginato diverse situazioni sulla cui base ha posto alcune domande, ma prima di cominciare le solite cose. Quindi se volete supportare il canale potete iscrivervi, attivare la campanella così da non perdervi nessun nuovo video e se vi va lasciare un pollice in su. E in più, ogni volta in cui cito qualche titolo vi lascio giù nell'info box il mio link di affiliazione ad Amazon. Quindi nel caso in cui voi utilizziate il mio link, a me arriva una piccola commissione da parte di Amazon stessa. Ma adesso, senza perdere tempo, iniziamo. E la prima domanda chiede: hai 20.000 libri sulla tua TBR, come decidi la tua prossima lettura? Io vado molto a sentimento, quindi dipende molto da come mi sento al momento della scelta e ovviamente anche da quanto tempo ho effettivamente per leggere in quel dato momento. E per questo motivo non faccio neanche delle TBR mensili, perché tanto so che poi alla fine non le seguo, perché appunto va tutto molto a caso. Domanda numero 2: sei a metà di un libro e non ti sta piacendo affatto, lo abbandoni o mantieni il tuo impegno e lo finisci? Tendenzialmente lo abbandono, perché io sono sempre dell'idea che il tempo per leggere non sia mai abbastanza e quindi non mi va di perderlo così. Anche perché ho notato più volte che se mi sforzo a leggere un libro che non mi sta piacendo, la lettura diventa molto pesante e quindi non la sento più come un piacere. Ma ovviamente il discorso cambia quando il libro in questione è un omaggio da parte di un editore, perché in quel caso lo leggo comunque, magari più lentamente, ma lo finisco. Terza domanda: le cover di una serie che ami hanno uno stile diverso, come superi questa cosa? Fondamentalmente non la supero. Ovviamente ciò che conta è sempre il contenuto alla fine, ma mi dà molto fastidio se una serie o una saga che amo ha copertine di stile o altezze diverse. È una cosa a cui facevo molto più caso qualche anno fa, dato che comunque in passato leggevo molte più saghe di adesso. Infatti in passato ho acquistato più volte libri in inglese per questo motivo, ma comunque è una cosa che mi dà fastidio anche adesso, quindi se posso la evito. Quarta domanda: tutti amano un libro che a te proprio non è piaciuto, con chi condividi ciò che pensi? Beh, ovviamente lo condivido con voi qui su YouTube, cosa che effettivamente è già accaduta più volte, perché capita spesso che io abbia opinioni abbastanza impopolari, soprattutto per quanto riguarda libri molto famosi e molto amati. Prima del canale invece mi affidavo al blog, ma comunque in ogni caso c'è sempre stata questa possibilità di condivisione, cosa che a me piace tantissimo e ovviamente è il motivo principale per cui ho aperto prima il blog e poi il canale YouTube. 5. Stai leggendo un libro in pubblico e ti viene da piangere, come ti comporti? È una cosa che può effettivamente capitare, perché io tendo a leggere libri che diano e stimolino un certo tipo di emozioni e nel caso in cui mi venisse da piangere in pubblico non mi farei molti problemi. Io sono molto emotiva, anche più del necessario, e mi capita molto spesso, soprattutto ultimamente, di sentirmi molto vicina ai personaggi dei libri che leggo e a ciò che vivono. Quindi alla fine sì, nessun problema. Domanda numero 6: il nuovo volume di una serie che segui è appena uscito, ma hai dimenticato tutto del volume precedente, come ti comporti? Rileggi il primo volume? Leggi di nuovo il volume precedente? Dai una scorsa alle sinossi su Goodreads? Non leggi il nuovo? Ti limiti a piangere disperatamente? È abbastanza difficile che io dimentichi ogni cosa di un libro che ho letto, anche a distanza di anni, perché comunque ho una buona memoria, ma nel caso in cui io stia seguendo una saga e noto che i dettagli iniziano un po' a dissiparsi, vado online e o leggo qualche recensione o guardo qualche video con un po' di spoiler. Domanda numero 7: non vuoi che nessuno prenda in prestito i tuoi libri, come fai a dire di no alle persone quando te lo chiedono? Glielo dico, semplicemente. Mi dispiace, ma in passato ho avuto tante brutte esperienze in questo senso e onestamente non mi va che succeda di nuovo, anche perché io tengo i libri in modo quasi maniacale, ne sono consapevole, quindi
Adesso come adesso li presto solamente alla mia migliore amica perché so che posso fidarmi. Domanda numero 8, penso. Blocco del lettore. Nell'ultimo mese hai abbandonato almeno 5 libri. Come fai a uscirne? In questi casi, sebbene non mi capiti molto spesso, per fortuna, non leggo finché non mi torna la voglia. Onestamente penso che sia l'unica cosa da fare, perché come ho già detto, per me leggere è un piacere e se mi sforzo poi non lo è più e quindi faccio fondamentalmente qualsiasi cosa che non sia leggere. Tanto poi la voglia torna sempre, quindi non è un problema. Domanda numero 9. Stanno per uscire tantissimi libri che vuoi leggere. Quanti ne compri veramente? Fino a qualche mese fa vi avrei detto tutti, ma dato che ultimamente sto cercando di fare acquisti un po' più oculati in modo da acquistare solamente titoli che conto di leggere quanto prima, è possibile che alla fine io non ne acquisti nessuno. Ed è una cosa che ormai mi capita anche con autori a cui tengo particolarmente, tanto che infatti non ho ancora acquistato gli ultimi libri di Stephen King che sono usciti. Ultima domanda, dopo aver comprato dei libri nuovi, quanto aspettano effettivamente prima di essere letti? Dipende sempre da come mi sento al momento, quindi può capitare che io inizi subito, così come può capitare che aspettino mesi e mesi, o anni a volte. Di nuovo è tutto molto casuale. Ebbene lettori, anche questo book tag molto veloce finisce qui. Io come al solito non taggo nessuno, anche perché è un tag abbastanza vecchio, ma nel caso in cui voi non l'abbiate fatto sentitevi taggati e ovviamente se vi va potete rispondere giù nei commenti come al solito. Io come sempre vi auguro buone letture e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!